Tre giorni dopo mi scrive, ma abitiamo un chilometro. Caro figliolo, hai? Chiama caro figliolo. È vero, nella nostra Santa Madre che il primato della coscienza è dottrina certa. Oh, meno male. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. Io subito ho risposto, eminenza, e ve lo dico a voi stasera, tutti, tu, nessuno escluso. Eminenza, perché la verità? Non la cerchiamo tutti insieme? Ecco la laicità, non mi ha mai più risposto. Vi rendete conto? Prendetelo come dono. Sappiate che quello che conta è il vostro sì, però bisogna approfondire, non c'è magari, studiare, approfondire, interessarsi, chiedere un'informazione finalmente pubblica, aperta, ci sono quelle volte da sostenere, e invece non siamo proprio cadenti da tutte le parti. Quindi è un grande dono che abbiamo. E l'altro è questo. E andiamo alla conclusione, vi ringrazio di questa vostra attenzione. Siete entrati, vi vedo adesso proprio in una riflessione. Una volta il cardinale mi dice, quanti sono i Vangeli canonici? 4. Ma ancora prima, cosa vorrei dire? Che io finché ho un po' di forza, in questo mare agitato, in marina diremo mare forza no, che se arriva a 10 vuol dire che andiamo alla deriva. E vedi che la poppa va in alto, vedi che gira una vuota. Deriva. E allora per andare per il mare io ho 3 bussole, non una. Primo, il Vangelo. Io quando mi dicono qualcosa gli dico al cardinale per bacchettare. Un momento dico, ho fatto il noviziato, ho il biglietto da visita di Gesù. In un anno alla fine, sai, ci siamo scambiati il biglietto. Allora Gesù, via del cielo 1, rosso. Titoli, sono venuto per servire e non per essere servito. Se trovate uno dal sacrestano, al cardinale, al vescovo, al papa che non serve, sarà grande, bello, potrà portarvi questa soddisfazione, questa speranza che andate in paradiso, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma con Gesù non ha niente a che fare. Niente, guardate, io continuo a dire, perché non mi scomunico, non lo so. O c'è il servizio o non c'è niente, come quando mi scrivono e mi dicono, Eminenza, conosce la parabola del seminario del pastore. Allora, guardi che è il pastore che è lei. Quando sa che c'è una pecora smarrita, che sono io, è lei che deve venire a cercarmi e prendermi in spalla e curarmi. E nel 99 mi lascia al sicuro lì tutti i miserabili. È lei che deve venire, perché non viene a cercare? Io in 6 mesi il mio cardinale l'ho visto una volta. E 2 volte, uno per i trans. Niente, come se non ci fosse. Fa finta di niente. L'avvenire a loro di non pubblicare il mio nome. Niente, io sono magari una cerimonia importante. Niente. Quindi il Vangelo è questo mio sale. Lievito. E il sale non si vede. Quindi questo, quando mi dicono, hanno tolto il crocifisso, meno male, facciamo vergogna, che rimane in tutti i tribunali c'è il crocifisso. Berlusconi mi ha detto che ne ha uno, Arcore, che non finisce più. Sai, il crocifisso, c'è l'andoro qua, no? Tutta una cosa, cosa c'è? Se un cristiano non ce l'ha nel cuore. Seconda, bussola, la Costituzione. Tutti parlano della Costituzione adesso. Voglio citare un bolognese che andando a Montesole il 25 aprile ho potuto omaggiarlo in quel piccolo cimitero che c'è sopra Marzabotto. Lui a Levemo a Montesole, l'hanno sepolto
lo senti è padre costituente, poi diventa parlamentare, sottosegretario, democristiano, cattolico, però forte, basta, lascia tu, passano gli anni, diventa eremita, monaco, vecchio, stanco. Del 94 si mette a girare l'Italia. Dove vai, Don Giuseppe? Giro l'Italia, fatti conto, è morto nel 95. Voglio ricostituire i comitati in difesa della Costituzione. L'ha ascoltato la destra, fascista, la sinistra, finita. Direi che non è certo da arriviare. E continuiamo. Io non ci sto. A noi alla fine il generale Alexander ci ha dato il diploma. Anzi, molti comandanti, compreso mio fratello, l'hanno rifiutato. C'era scritto patriota. Guarda, già allora il patriottismo è l'ultimo rifugio dei furfanti, retoriche, nascondi. Pensano che hanno fatto dei 600.000 morti e 1 milione di invalidi, ma i morti della prima guerra mondiale. Ma vi rendete conto? A proposito di guerra, quanti morti ha causato la prima guerra mondiale? 9 milioni. Quanti morti ha causato la seconda guerra mondiale? 60 milioni. La coscienza si era ribellata. Papa Giovanni ci lascia l'ultimo messaggio e dono del 63, nella pace mentale. Io ho avuto ragione di sentire la traduzione dal latino, perché le encicliche papali sono in latino, dalla Fernanda Pivano. E allora ecco che traduce, arriviamo a un punto dove io controllavo sull'italiano della CEI. Chi dice di portare la democrazia con le armi, e io leggo l'italiano, si ferma, sappia che è molto superficiale una frase del genere. Ma Fernando dice, no, 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 il latino, vai avanti. E il latino dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, alieno ex razione, è pazzo. Voi volete stare col pazzo. Non esiste nella benedizione originale dell'essere umano la guerra. Pensa Gandhi, Gesù, gli anni, tutti. Non esiste più quella. La svolta della non violenza. C'è la svolta della non violenza. Chi me l'ha insegnato? A me mi vengono a trovare i partigiani della serva Lacandona, del subcomandante Mani. I campesini ci hanno insegnato la non violenza. Qualche anno dopo sono venuti a trovarmi in Sentella del Brasile. Hanno 3.000 morti delle squadre paramilitari. Però con orgoglio mi diceva, abbiamo già 3.000 giovani col guadagno dei prodotti coltivati nei terreni abbandonati dai latifondi, iscritti all'Università Brasiliana, il futuro del Brasile. E via via, la non violenza fa forza. Soldati a Città del Messico, più di 1 milione. Soldati a Brasilia, più di 1 milione. È questo che proprio le coscienze, vi ricordate le lunghe marce di Gandhi? E dobbiamo scoprire questa cosa. Non esiste guerra giusta, non esiste missione di pace, sono tutti falsi. Quando vi viene qualche dubbio, fate così. Pensate a Gino Strada e se potete, aiutate Emergency. E vi accorgerete cosa vuol dire. L'ospedale per tutti, per le vittime della guerra. E lui apre le porte a tutti. Quindi la seconda, la Costituzione. Sintesi. La Costituzione è una res pubblica, la cosa di tutti. Già Abramo nella Bibbia, me lo racconta Monio Varia, Abramo ti do una terra promessa, il tuo popolo sarà immenso come le stelle del firmamento, come la sabbia sulle spiagge del mare. Però, Abramo, c'è un piccolo dettaglio. Qual è? C'è un piccolo dettaglio, che la terra non è tua, è mia, e quindi è di tutti i figli e le figlie, nella misura
nel rispetto dei diritti di tutti. E cos'è la cosa pubblica? Democratica, demos vuol dire popolo. Se non c'è partecipazione, terzo, laica, tutte le volte che ci saranno dei credenti cattolici o altre religioni, che una chiesa interferisce, cerca di ingerire, no! Ma non che sei super padre, insieme agli altri cerca qual è il vero sentiero della giustizia e della pace, le cause, res pubblica, democratica, laica, antifascista, non è un opzionale, contro l'arroganza, la prepotenza, la razza superiore. Quarto, anticapitalista, ma non vengo adesso a darvi chissà quale modello di sviluppo. Siamo noi che dobbiamo cominciare a ritrovare nuovi modelli di sviluppo. Fior fiore di economisti ce lo dà Sergio Mattucci, Gesuino, l'allievo di Don Milani, ricominciare chilometro zero, ecco nelle città, nei paesi più piccoli, le economie, gli investimenti, banche etiche che diano investimenti ai giovani, proprio con i tassi di interesse bassi, suscitare la responsabilità. Questo è il punto, nuovi modelli di sviluppo, è marcio il capitalismo, da 80 anni, grazie agli economisti che abbassano la testa. Capitalismo è la spinta innovativa, il capitalismo è la spinta creativa, guardate come è ridotto il pianeta, inquinamento, prodotto distruzione ideologica, le grandi opere, fungia, tutto un mercimonio, tutta una mercificazione, mi sfuggiva poi le donne, voi avreste potuto fermare Berlusconi, pensa se fossero state le donne. La moglie in qualche modo l'ha buttata lì, aiutatelo a fare con le minorenni, e voi la guardate, oh che bella figlia, ministro dell'agricoltura, oh che bel culo basso che non fa nome a Sant'Anche, ministro, tutte ministre, queste donne, l'oggettivizzazione, la mercificazione, le urgenze, voi dovete dire, basta, non aspettare l'arcivescovo fisicale che diceva, ma bisogna metterlo nel contesto, ma cos'è, ho sentito io, devo dare spiegazioni a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e cosa volete, l'ho sentito io in una replica a Rai News, ero solo, e allora è morto il divorzio, è morta la mia mamma, l'altro giorno, è morta mia sorella, ero solo, tornavo a casa solo. E allora con qualche amico abbiamo organizzato qualche festicciolo, dicevano Rosario d'Arcole, era un amico Rosario, ma con la processione di Cristo, sì. E voi avreste potuto fermare su quel campo lì, bah! Niente, allora l'Italia è repubblica, democratica, laica, antifascista, anticapitalista. E allora vedete la mia seconda bussola. E la terza è un Vangelo laico. E vado a finire. C'è uno che mi accompagna poi con la sottofondo con la chitarra, uno bravo. Una volta il cardinale mi dice, un chitarrista, e può cominciare un sottofondo come poesia, proprio sotto sotto. Quanti sono i Vangeli canonici? Quattro. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Mi guarda, però eminenza, attenzione qua, tu puoi cominciare se vuoi a suonare, sai proprio il sottofondo, così, vai. E dico eminenza, il mio Vangelo è una poesia che guarda sempre al futuro. E il mio Vangelo è la musica, e quando la musica è buona entra nel nostro profondo. Il mio Vangelo è una brezza non violenta, il mio Vangelo è antifascista,
contro la superbia, l'arroganza, il potere. Il mio Vangelo è anticapitalista, porta la dignità del lavoro al centro, che tutti possono avere il lavoro, la sanità, tutti i diritti. E il mio Vangelo c'è una spruzzata di anarchia. Quando dico anarchia non pensate al Bombadone, quella persona che davanti a qualunque sorpone mi dice no. Il mio fratello, mia sorella deve essere rispettata. Eminenza, il mio Vangelo è il Vangelo secondo Fabrizio De André. Ed ecco che l'11 gennaio 99 Fabrizio parte per le praterie del cielo. Mi arrivano lettere e letterine di Omani. Portala alla Dorighezzi, e la conosce. E di tante ne abbiamo fatta una, 3 minuti qua. È un po' il messaggio della comunità San Benedetto al Polo. Troverete degli aspetti anche di fama. Tipo lei, alla Don Milano, collettiva, abbiamo raccolto proprio tutto quello che era di più bello. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che anche la tua, padre. Anch'io ogni giorno, come prete, verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, padre, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nelle esclusioni, nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dall'etame sbocciano i frutti. La tua morte ci ha migliorato il padre, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Babel, tu non ci sei più, ma restano gli immaginati, i pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta in città nel 70. Tutti leggevamo il tuo album, tutti morivamo stelle. E da allora in comunità bussano tanti personaggi delle elite abbandonate, puttani, impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica di Chernobyl. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, che era ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come dell'inverno segue la primavera. È vero, padre, hai rom, hai esclusi, hai loro occhi troppo belli. La mia comunità, che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lasciavamo cantando storie di impiegati, canzone del maggio, ci sembra troppo attuale. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretta a noi. E se credete ora
che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina. Convinti ad allontanare la paura di cambiare, vedremo ancora le vostre porte, chiederemo ancora più forte, per quanto voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Padre, parla all'uomo, amando l'uomo, stringe la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie ai ragazzi, i ragazzi e Don Andrea Gallo, prete del Marciapiede. Fare un brindisi avanti a tutti voi, al sindaco, a Loris, e un brindisi comparato per strada con le ragazze dell'est del RAC, e il termine è slavo, russo, fa scibio, Monovada dice che sbaglio la pronuncia, ma va bene lo stesso, scibio vuol dire auguri a tutti, che tutti cambiano mentalità, che diventino e restino umani. Fa così, lo faccio una volta io, poi tutti insieme. Si devono sentire dalla Sicilia alle Alpi. Prima lo faccio io, attenti. Fa così. Scibio, 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 scibio. Concentratevi. Gibio, gibio, gibio.